15 dicembre 1976. Sesto San Giovanni. Il brigatista Walter Alasia viene ucciso in casa in un conflitto a fuoco con la polizia. Alasia ha 20 anni. Da quel giorno, la colonna milanese delle Brigate Rosse è intitolata a lui. E lui poi è scappato, ha aperto la finestra e è scappato via, insomma, è saltato giù dalla finestra, qua. È scappato e ha fatto due o tre metri e si è sentito subito una raffica di mitra dove l'hanno fermato subito. E poi dopo un po' si è sentito un colpo solo, ma io non ho potuto star qua perché mi hanno presa e mi hanno portato di là con mio marito in sala. Mio marito stava male anche, fra l'altro. E niente, mi hanno bloccata là, non mi hanno più lasciata vedere niente, neanche Walter. Ho tentato di venire di qua, ma non è stata bloccata, avevano il mitra puntato.